Il Centro Europeo di Ricerche Preistoriche di Isernia La Pineta sta ospitando il corso in metodologie applicate allo studio delle scienze del quaternario nell'ambito dell'International Master in Quaternary and Prehistory, finanziato dalla Comunità Europea dal 2004 e diretto dalla professoressa Marta Arzarello, coordinato dall'Università di Ferrara, in collaborazione con il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, l'Università Rovira e Virgili di Tarragona e l'Istituto Politecnico de Tomar in Portogallo. Abbiamo organizzato qui una scuola intensiva per gli studenti del Master Erasmus Mundus in Quaternario Preistoria, che è un master internazionale finanziato dalla Comunità Europea dal 2004. Master a cui partecipano studenti provenienti da tutto il mondo, infatti oggi qui sono rappresentate 21 nazionalità e tutti i continenti. E questo corso appunto deriva dalle attività congiunte del master che è fatto in partenariato tra l'Università di Ferrara, l'Università Rovira e Virgili in Spagna, il Museo di Storia Naturale a Parigi e l'Istituto Politecnico di Tomar in Portogallo, ed è un corso che focalizza sulle metodologie applicate allo studio delle scienze del quaternario. Perché proprio Isernia? Beh, innanzitutto perché l'Università di Ferrara ha una tradizione, grazie al professor Peretto, pluriennale nello scavo di Isernia e soprattutto perché vicino allo scavo c'è la struttura del CERP che permette di organizzare attività del genere avendo sia le stanze per ospitare gli studenti che i luoghi comuni per fare le attività scientifiche e in conseguenza della grande disponibilità della provincia possiamo usare questa struttura per organizzare il corso. Grazie alla collaborazione della provincia di Isernia, che ha messo a disposizione di studenti e ricercatori la struttura del CERP, 28 studenti in rappresentanza di tutti i continenti e 19 professori sono alle prese in questi giorni con attività pratiche e teoriche. Ci troviamo su uno dei siti più importanti dell'inizio del Pleistocene medio, quindi intorno a 700.000 anni, in tutta l'Europa occidentale. Sicuramente una delle cose più importanti è il fatto che non ci troviamo come al solito in un contesto di grotta e che quindi questo sito permette di vedere in modo diretto quella che era l'interazione tra l'uomo e l'ambiente che lo circondava. Un'altra cosa fondamentale è la cronologia, perché benché esistano ovviamente dei siti molto più vecchi, in questo momento assistiamo a un periodo di grossissime migrazioni in cui l'uomo si diffonde ovunque e qui siamo anche in un momento con degli importanti cambiamenti climatici e un'importante sostituzione a livello paleontologico. Il faut peut-être insister sur la mise en valeur du site qui a E été faite infine, l'altro punto importante è quello legato alla musealizzazione, perché siamo in uno dei rarissimi e forse unici casi in cui i visitatori possono vedere effettivamente quello che è lo scavo e lo stato dei lavori. Professore, perché è importante questo sito, Isernia, per la comunità scientifica? Isernia è uno dei primi siti con presenza umana nell'Europa, da quello che chiamiamo il Pleistocene medio, cosa è 700.000 anni fa. È uno dei siti più estensi, più ben conservato e con un'archeologia molto importante, molto significativa, e anche per la popolazione, per la conoscenza dell'evoluzione umana, è molto importante anche la presenza di un museo e tutto il lavoro che si fa di trasmissione della scienza alla comunità.